più volte detto che per attraversare il giardino della cura abbiamo bisogno di mappe, perché il giardino della cura contiene anche ostacoli, inciampi. Si può sbagliare, si può girare su se stessi quasi fossimo in un labirinto, ma ci si può anche avvelenare, sempre stando in questo racconto metaforico, ci si può anche avvelenare da fiori velenosi. I curanti lo sanno, sanno che avvicinarsi a chi ha bisogno e chi chiede il tuo aiuto a volte è complicato e a volte è rischioso persino. Ecco perché il curante non può avvicinarsi a mani nude, deve avvicinarsi con competenze, deve avvicinarsi con la capacità di leggere le condizioni di chi ti sta di fronte, ma anche di leggere quello che tu senti dentro di te di fronte a questa persona. Quindi è evidente che bisogna stare attenti, è come dire il puro volontarismo, il buon cuore, diciamo, che è una bella cosa, ma non basta, a volte ti inganna. E allora, per costruire una mappa, per dirci quali sono le cose che dobbiamo tenere a mente quando noi entriamo nel giardino della cura, per diventarne alleati, alleati con chi incontriamo in quel giardino, sono alcune parole. Una è quella della disponibilità, di cui abbiamo già parlato una volta, ma le altre sono parole che cominciano con la R. Pensate, la parola reciprocità. Nel giardino della cura bisogna costruire quella che si chiama un'etica della reciprocità. Cioè, il malato è curato, ma non dimentichiamo mai che il malato ti cura. Colui che soffre, certo che tu lo aiuti, cerchi di aiutarlo, cerchi di toglierlo dalla sua condizione di sofferenza, ma nello stesso tempo lui ti sta curando. Questa reciprocità, perché diceva un grande filosofo tedesco, Gadamer, noi siamo tutti dei guaritori feriti. Questa bella immagine. Siamo dei guaritori, certo, ne abbiamo le competenze, ma non possiamo dimenticare la nostra ferita, la nostra stessa vulnerabilità. E la reciprocità è quell'incontro di due vulnerabilità che insieme costruiscono un argine a volte potentissimo contro la stessa vulnerabilità, un modo potentissimo in questa sorta di collaborazione, di reciprocità, in cui ci si riconosce nelle differenze. Io sono il curante, tu sei colui che chiede aiuto, non ci si può cambiare i ruoli, ma si può trovare, pur nella differenza di ruolo, pur nella differenza di statuto evidente, ovvio, si può trovare un punto, un filo rosso, per non dire un filo d'oro, che ci fa sentire tutte e due, per esempio, vulnerabili, per esempio fragili, ma la doppia fragilità diventa una forza, perché di fronte al pericolo la doppia fragilità diventa la capacità di coniugare quell'attenzione alla mia vulnerabilità che permette di comprendere la tua, e viceversa. Ecco che allora la reciprocità diventa una grande parola, quasi uno strumento, quasi in qualche modo un luogo di questa mappa, un luogo fondamentale da incontrare, perché se non lo facciamo, evidentemente si apre il tema della distanza, della separatezza. Io sono il sano, tu sei il malato. Io sono il normale, tu sei l'anormale. È chiaro che, come mi diceva un giorno un giovane schizofrenico, mi diceva: ma cosa ne vuol capire lei che non è uno schizofrenico? Certo, io non abito quel mondo, ma dovevo fare uno sforzo con lui, con me stesso, per capire qualcosa che ci possiamo portare insieme dentro e fuori quel mondo. Questo è il lavoro della cura, questo è il lavoro dell'alleanza nella cura. Se no, dobbiamo accettare di lavorare soltanto nell'ordine di una terapia che è costruita solamente e essenzialmente sulla differenza.